Signori, buon pomeriggio, oggi ci troviamo a Ponticelli e l'immobile che presentiamo è questo terreno che sono circa un ettaro. Dalla parte sottostante c'era l'ingresso, adesso noi siamo saliti qui sulla parte un po' più dominante dove si può vedere, diciamo, tutta questa bella visuale, insomma, su quelli che poi sono i monti. Una zona molto riservata, come sentite anche come vedete e sentite comunque dal video. Lì praticamente è un terreno recintato per parte, quindi da quella parte sovrastante comunque c'è già la recinzione che è il confine. Ci sono tutte queste filare di olive che vedete da queste parti, eccole qui. Quante piante di olivo sono? Tutte una settantina, 50. Dovrebbero essere così, una settantina, di cui praticamente una cinquantina, quindi gran parte a pieno regime, una parte comunque con piantate, così come delle piante comunque nuove che adesso andremo a vedere proseguendo la visita. Quindi c'è questa parte qui sopra che è completamente in piano, come vedete da qui. Poi ovviamente, essendo zona collinare, si risale e poi, diciamo, rispiana fino al bordo lì del confine. Quindi è tutta questa parte qui, compreso questo rogo. Ci sono queste bellissime querce che qua davanti sono molto utili. Qui c'è questo bel piano, come vedete, eccolo qui, che praticamente abbraccia quella che è poi la proprietà, perché poi di sotto, insomma, c'è un fiumiciattolo, quindi diciamo anche l'acqua non manca per quanto riguarda le eventuali irrigazioni per il campo. Ovviamente è un terreno completamente agricolo di circa un ettaro, quindi parliamo di 9000 metri abbondanti. Questa è tutta la piana, lì ci sono state piantate le piante d'olivo più giovani, qualche pianta da frutta è stata messa, come vedete da queste immagini. Lì ci sono i vari ricoveri attrezzi, insomma, che il proprietario ha creato, perché ovviamente, ecco, essendo zona di campagna, ha degli animali, ci sono delle caprette, ci sono delle situazioni, quindi è chiaro che ognuno, insomma, ecco, sfrutta a proprio dovere e piacimento queste aree in questo modo, insomma. Il paese dista molto molto poco, diciamo, quindi saranno circa meno di un chilometro. Questo è tutto il piazzale sottostante, dove lui comunque ha ricavato diverse sorta di intrattenimenti, insomma è un immobile da godere per il fine settimana. Un bel terreno, eccolo qui, con degli olivi sulla parte sovrastante e poi tutta questa piana sulla parte di sotto. Io, signori, attraverso queste immagini vi do un appuntamento alle visite. Grazie, arrivederci.